Tuttavia è capolista di Serie C. Saldo in difesa ha nelle mezze ali Rosa e Duzioni, due punti di forza del quadrilatero. Ospite d'eccezione, l'onorevole Castelli, sottosegretario alle finanze, stringe la mano all'arbitro Gemini e ai giocatori delle due squadre. Fra i gialloblu del Parma, due attaccanti cecoslovacchi, Vicpalek e Korostelev, che in Italia vestirono per prima la maglia della Juventus. Bravi palleggiatori, ma troppo lenti per il gioco che si pratica in Italia. Svelto invece Duzioni, il suo tiro ha messo in difficoltà Canini, portiere del Parma. Svelto anche Rosa, che all'ottavo minuto segna il primo gol granata. Pervenuto così presto in vantaggio, al Pavia basterà il primo tempo per assicurarsi la vittoria. Vana la reazione del Parma, anche perché il portiere Baggini è in ottima giornata, come prova questa bella parata su tiro di Molinari. Alla mezz'ora si infortuna Lavarino, centravanti granata, e da questo momento si trasferirà all'ala destra. Ne prende il posto De Prati, che al 38° minuto, ben lanciato da Rosa, segna il secondo gol, consolidandosi al terzo posto della classifica canoniera. Ormai il Pavia è avviato alla promozione in B. Se riuscirà a conquistarla, potrà innalzare il Gran Pavia.